Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi nuova tipologia di video, anche se ne avevo fatto uno simile tempo fa e vi era piaciuto molto, quindi ho pensato di trasformarlo in una specie di ho un capello in bocca, ok? In una specie di serie di video, e voglio sapere se vi può piacere oppure no una serie con i video, con gli oggetti più strani, con magari in ogni ambito, gli oggetti più strani in ambito beauty, makeup, fashion, di tutto il mondo. Quindi proprio di questo parleremo oggi. Oggi tema beauty, quindi ho raccolto per voi, voi sapete sono stata in Giappone e ho visto dei prodotti di bellezza stranissimi e da lì ho pensato cavolo, cioè esiste di tutto al mondo, e quindi oggi voglio fare il video sui prodotti di bellezza più strani del mondo. Primo tra tutti è questo che io ho appena spacchettato ed è una specie di bocca gigante fatta tipo in silicone morbida che dovrebbe far sparire le rughe o prevenire le rughe attorno alle labbra. Io adesso voglio provare questa cosa perché noi proveremo i prodotti assieme e io mi sto spaventando già da ora perché non so che cosa ne verrà fuori veramente. Io adesso proverò con voi appunto questo coso, quindi lo infilerò in bocca e vediamo che cosa ne esce. Risparmiatevi le battute che già immagino, per cortesia, grazie. Allora, non riesco nemmeno a metterlo in bocca, cioè... Santo cielo, allora devo toglierlo perché altrimenti non posso parlarvi, come avrete ben notato. A parte che mi sento la mascella che si sta staccando e mi fa male praticamente tutta la parte inferiore del mento. A parte questo piccolo dettaglio, e io l'ho indossato solo per tipo 10 secondi. Questo coso andrebbe indossato per tipo mezz'ora, un'ora al giorno, quindi vi lascio immaginare. Io posso capire che forse ti toglie le rughe o previene le rughe, insomma, che si formano sopra le labbra, però secondo me ti viene anche una specie di frattura alla mandibola, quindi non so se uno è, cioè cosa è peggio. Tra l'altro voglio dire che questo prodotto giapponese non riesco a capire come mai abbia così tanto successo, perché secondo me sono tipo 10 euro buttati. Però ecco, se siete fissati con le rughe attorno alle labbra e volete una roba, una specie di alternativa alla chirurgia plastica, potete provare con questo aggeggio che si trova facilmente appunto nei paesi dell'est asiatico oppure online. Può essere utile per Halloween o per carnevale secondo me qui da noi. Oltre a questo, per me non fa. Altro prodotto assurdo che da noi non esiste sono questi sticker che creano la piega dell'occhio. Allora, questi sticker sono famosi non solo in Giappone ma anche nei paesi dove le ragazze hanno gli occhi a mandorla, quindi Corea, Cina, eccetera, 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 sempre nell'est asiatico, e sono appunto dei piccoli adesivi che vanno inseriti nella piega dell'occhio che promettono di far sembrare l'occhio a mandorla un po' più all'occidentale. Allora, numero uno, io ho sempre voluto gli occhi un po' più a mandorla, un po' più da gatta, un po' più fighi, invece ho due palle di biliardo, quindi cioè io vorrei il contrario, però è sempre vero che l'erba del vicino è sempre più verde, e così loro vogliono gli occhi più simili agli occidentali e forse noi vogliamo gli occhi più simili ai loro. Andrebbero usati sulla pelle pulita, ma io proverò comunque ad applicarli anche se sono truccata, speriamo che non rovini il tutto. Questo è il foglietto con tutti questi sticker. Le istruzioni dicono di toglierne uno e sono a metà, sono tipo delle lunette, e poi va applicato direttamente sulla palpebra. Ecco, più o meno andrebbe applicato così, nel senso che loro hanno comunque l'occhio più piccolo, io appunto ho due palle da biliardo, ma teoricamente andrebbe applicato così. Poi quando l'occhio si chiude vedete che si vede molto di più l'ombra della palpebra, quindi credo che questo dia un po' l'effetto palpebra un po' più incava, un po' più profonda. Strana come cosa, però credo che questo funzioni, non è come l'altra roba assurda, credo che questo funzioni. Questo adesivo non è per niente comodo, quindi io, cioè,
veramente, se avete gli occhi a mandorla potete provarlo, però non è molto comoda come cosa, forse poi se vi abituate alla fin fine ci si abitua a tutto. Altro prodotto assurdo che proviene dalla Corea, se non sbaglio, è Nose Up, questo aggeggio che assomiglia al tappanaso, se avete fatto nuoto sincronizzato come me capite di che cosa sto parlando, ma è un aggeggio di plastica e gomma e silicone che si mette sul naso e promette di alzare ed assottigliare il naso. Naturalmente proveremo anche questo e lo apriamo in diretta. Questo è l'aggeggino che è, allora, è fatto tipo di plastica dura, la parte rosa, mentre queste specie di strani bottoni ventose sono di gomma, credo, silicone, appunto, sono un po' più morbidi. Queste sono le istruzioni che vedete io dovrò seguire e questo è quello che promette di fare questo aggeggio, cioè ti alza praticamente il naso e lo assottiglia. Eccolo qua, e questo è l'aggeggio in questione. Proviamo anche questo se non altro non è assolutamente imbarazzante da mettere, perché la prima cosa che vi ho fatto vedere era veramente, io spero non ci siano battute, anche se già mi immagino che cosa riceverò, e questo aggeggio sostanzialmente, adesso io ci ho messo 3 ore per fare il contouring al naso e questo aggeggio me lo rovina sicuro, però questo coso va praticamente, va applicato tipo così. E sto parlando come uno strabazzante in questo momento, ma praticamente questo aggeggio va applicato così e ti chiude completamente il naso, praticamente è come avere il raffreddore, devi respirare con la bocca e non so come faccia ad alzartelo il naso, perché l'unica cosa che sto facendo al mio di naso è tipo premerlo e non lo so, al massimo diventa più sottile, ma non credo che si alzi. Ah, fa un male cane, questo è il segno che lascia sul naso dopo praticamente soli 5 secondi. Non oso immaginare che cosa potrebbe succedere al mio naso se io indossassi questo affare per tipo 30 minuti o quello che consigliano. Non lo so che cosa consigliano, non si capisce niente, ma comunque penso che il loro consiglio sia di tenerlo per molto tempo ogni giorno, in modo appunto da modificare il naso senza senza chirurgia. Io devo toglierla sta cosa, perché appunto, a parte che fa un male cane, ma mi viene fuori una voce assurda, io non credo si possa utilizzare per più di 10 secondi senza soffrire come degli animali. Da questo video penso che gli asiatici soffrano come degli animali e il detto "se bella vuoi apparire un po' devi soffrire" da loro è più vero che mai. Altra roba pazzesca che io stessa ho trovato a Tokyo in Giappone è questo, che è il Cover Sock Skip. Praticamente che cos'è sta roba qua? Se avete visto il mio haul giapponese sapete di cosa sto parlando, ma non l'ho mai provato e quindi oggi faremo questo esperimento. Questo è una specie di prodotto in crema stranissimo, una specie di pasta che promette, avete presente quando voi avete le scarpe, non lo so, da tennis, un paio di scarpe, ed avete sto calzino che continua a cadervi dentro le scarpe e voi camminate in giro tutto il giorno facendo finta che tutto stia andando bene, ma in realtà state soffrendo le pene dell'inferno perché avete il calzino sotto alla pianta del piede. Ecco, questa è la soluzione a tutti i vostri problemi, se sapete di cosa sto parlando, chi non ha provato questo dramma nella vita. Questo gel pasta, non lo so che cosa sia perché appunto non l'ho mai provato, sì, è una specie di gel, promette di tenere fermo il calzino in modo che stia là e non scenda sotto la scarpa mai più. Ora proveremo insieme questo aggeggio, anche se le istruzioni sono tutte in giapponese e non ci capisco niente, ma ho un calzino, voilà, e proverò ad applicare questo prodotto e vediamo se il calzino scende oppure no. So se riuscite a vedere qualcosa, ma io sto per applicare questo famoso gel sul mio piede. Questo potrebbe essere il video delle comiche, veramente. Comunque sto spalmando questa specie di crema in gel. Alziamo il calzino e proviamo a tirarlo. Devo dire che tiene, devo dire che è sorprendente questo aggeggio. Naturalmente se lo tiro troppo forte il calzino se ne va, ma sembra tenere. Se
stata un'altra scoperta di quelle assurde, perché funziona, i giapponesi la sanno lunga, aiuto, i giapponesi la sanno lunga perché questo gel non è per niente appiccicaticcio, anzi è fresco e si applica molto facilmente, ma incredibilmente riesce a tenere sui calzini. Arriviamo all'ultimo e al più assurdo aggeggio giapponese o non lo so che lingua sia, vi prego ragazze, correggetemi voi che sapete sempre tutto, ce ne sarà sicuramente qualcuno che parla il giapponese, il coreano, qualsiasi, il cinese, qualsiasi lingua questo sia scritto, ci sia su questa confezione. Insomma, questo è un prodotto che praticamente dovrebbe tenere su il seno. È molto facile capire, insomma, anche se non parliamo il giapponese, il coreano, questa lingua, è molto facile capire a che cosa serva questo aggeggio, e questa è la confezione. Almeno in Giappone sono realisti e non c'è disegnata una ragazza quindicenne dal corpo perfetto, ma c'è effettivamente una signora di mezza età. Quindi adesso io non so ancora come, ma per non denudarmi, ma proveremo questo aggeggio assieme e vedremo se funziona. L'unica cosa che so pronunciare è Takiko Shindo, quindi se volete questo aggeggio, ragazze o uomini, perché no, chi lo sa, insomma, io lo discrimino, Takiko Shindo è quello che dovete cercare. La scatola è stata irrimediabilmente aperta e questo è il nostro aggeggio, che veramente sembra un ombrellino di quelli delle bimbe. E questo è il nostro aggeggio, che è praticamente in plastica dura, tutto in plastica dura, Takiko Shindo scritto anche sulla manina. E poi questa mano, che è appunto sembra una mano e fa ancora più impressione, ha delle alle punte tipo fatte in gomma, quindi sono un po' più morbide. Adesso proverò questo aggeggio con il vestito, perché appunto non voglio denudarmi, altrimenti sarei su YouPorn, e vediamo. Oggi non so che cos'ho, e vediamo, non so nemmeno io cosa aspettarmi da sto coso. Comunque seguiremo le istruzioni e vedremo. Praticamente va praticamente trascinato da dietro in avanti. Io adesso non voglio togliermi il vestito, e va fatta una specie di roba simile, che non è normale. Cioè, e poi suppongo anche così. Cioè, a parte che questo è stato l'aggeggio che era anche tra l'altro più caro di tutti. Io penso di averlo pagato tipo $40 o €40, una roba assurda. Cioè, controllate su eBay se non mi credete. E tra l'altro questo è un aggeggio che in Giappone o in Corea, adesso non mi ricordo dove, è super super popolare ed è molto molto pubblicizzato, tipo lo usano tutte. Quindi io non riesco a spiegarmi, forse io naturalmente l'ho fatto da vestita, però forse funziona evidentemente. Cioè, probabilmente se lo fai costantemente tutto il giorno e stai lì, un millimetro il seno ti si alza, però non è comodo e non è una cosa divertente. Cioè, divertente sì, ma non è una cosa comoda da fare, non è una cosa che ripeterei costantemente, piuttosto veramente andrei sotto ai ferri di un chirurgo. Questo aggeggio conclude. Una cosa può essere utile, avete presente quando vi prude la schiena e non riuscite a raggiungere quel posto? Ecco, secondo me sto coso è perfetto, tipo ti prude la testa, ti prude la schiena, perfetto, hai Takiko Shindo. Questa era la follia di oggi, spero vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere se ne volete altri, magari su altri temi, oppure altri nel mondo beauty. Io vi mando un bacio giapponese oggi per restare in tema, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!